del campionato di Serie A di ginnastica ritmica al Paladesio con la rappresentante della Marmora Dimitrova. Ben ritrovati con il campionato di ginnastica ritmica, con il commento tecnico di Isabella Zorino Reggio e la sincronizzazione di Mario Langiano. Andiamo a vedere allora le parti più interessanti di questa seconda prova, che certamente hanno regalato delle sorprese. Intanto nella copertina iniziale abbiamo visto anche le azzurre della ritmica, che hanno concesso un'esibizione azzurra, che saranno presenti anche lunedì a Parma al Teatro Regio per ricevere proprio il premio Sport e Civiltà. Andiamo a seguire questa fune, un momento di difficoltà per la ginnasta della Marmora nell'andare a riprendere proprio un capo della fune. Musica un po' difficile da seguire, con molti cambi proprio armonici più che cambi di ritmo, cosa che è assolutamente necessaria nelle musiche degli esercizi di ginnastica ritmica, perché bisogna riuscire ad alternare parti più veloci, più potenti con parti più e più lenti.